Maurizio Gustave Doré dal 1800 al 2016. Come mai questo omaggio a Doré? Ma parte molto molto prima, perché io parto da Leonardo, parto dal Rinascimento e abbiamo un rappresentante come, un grande rappresentante come Gustave Doré, insomma è chiaro che siamo su quella scia, insomma. Quali sono i progetti di questa galleria per il futuro? Quali altri omaggi prevede? Esatto. Altri omaggi, sì, certamente. Ce ne sono in prospettiva alcuni grandi, a Gustave Courbet per esempio, e poi Delacroix, anche Picasso, sì, anche Picasso. E tutti questi grandi maestri che oggi non sono più, qualcuno e quindi che hanno lasciato questa grande impronta, però si parla sempre di grandi maestri, insomma. Bellissimo. E l'artista del 2016, come vede Gustave Doré, un artista che è lontano da noi quasi più di un secolo? Io guardo dal mio punto di vista, perché io sono un'innamorata di questa epoca artistica. Allora, per me Gustave Doré è molto misterioso anche nel suo lavoro. Ha fatto tanto dei danni ieri, ha fatto anche delle illustrazioni. Io sono molto innamorata di lui. Allora, per quello sono onorata, è un onore per me, arrivando da un altro continente, del Sud America, del Perù, sono onorata di stare insieme a Gustave Doré, insieme a esso, questa galleria, che posso dire? Qualcosa di dire che tu adesso, tu sei una sono molto colpita da questo quadro, soprattutto dalla psicologia dello sguardo, che da come si vede, si dovrebbe guardare da qua, dove siamo noi, a qua, perché è qui in questo momento che c'è lo sguardo che ti guarda. Quando ci si sposta da questo quadro e si passa alla sinistra, lo sguardo si perde. Per cui la vista migliore, secondo me, di questo quadro è da questo punto di vista. E naturalmente è meraviglioso, c'è una luce stupenda ed è una donna che vuol dire tante cose. Certamente. Per cui certamente. La bellezza. La bellezza è il segreto che sta per dire e che noi immaginiamo. Per cui è un quadro, secondo me, narrativo e di grande intensità. Di grandissima intensità. Artista Alfredo Mazzotta, qual è stata la collaborazione con Solferino Arte di Milano per la realizzazione della mostra Omaggio a Gustave Doré? Ma è stata una richiesta di direzione artistica per questo evento e io con molto piacere l'ho fatto, visto che l'amico Alzani, che da tempo ci conosciamo, meritava questa mia collaborazione e quindi mi sono assunto la responsabilità di invitare gran parte degli artisti presenti e che hanno risposto con grande professionalità e serenità. Ecco. Il futuro, quale sarà di queste iniziative? Ma probabilmente da come il progetto sta partendo, oltre a varie mostre personali o collettive che verranno organizzate, continueremo con questi eventi nel fare degli omaggi a grandi maestri dell'arte contemporanea o anche diciamo dell'Ottocento. Ogni qualvolta verrà fatto un omaggio verrà messa un'opera importante di uno di questi artisti che omaggeremo, probabilmente ci sarà Courbet e poi Morlotti e tanti altri, verrà messa una sola opera grande sulla parete principale e ai lati verranno invitati degli artisti di riconosciuta diciamo fama. Ma le finalità di quali sono poi di queste iniziative? Ma le finalità sono che a volte di questi artisti che verranno fatti gli omaggi e da un po' magari non si vedono delle opere in giro, vengono portate fuori delle opere di una collezione privata che al grande pubblico
ancora